mi chiamo Jacopo Rosati, vengo da Mestre, ma vivo a Torino e faccio l'illustratore da 17 anni ormai. E il mio stile si caratterizza per una visione sonometrica, unita diciamo a un gioco di scale dove quello che è piccolo diventa grande e viceversa. Mi è piaciuto moltissimo partecipare a Sprints perché comunque sono degli argomenti a cui tengo particolarmente, che mi capita spesso di affrontare nel mio lavoro, e inoltre mi piace poter donare delle opere gratuitamente al pubblico, che è una cosa che non capita spesso dato che la maggior parte del mio lavoro è su commissione. Il mio rapporto col cambiamento climatico, diciamo, cerco di rappresentarlo nelle mie immagini. Chiaramente le immagini sono un mezzo molto potente per comunicare. Diciamo, cerco di rappresentarlo in un modo, diciamo, originale, senza cadere in cliché e stereotipi, dato che è molto facile cadere, diciamo, in cose già viste e già fatte. E cerco comunque sempre di, diciamo, rappresentarlo con un certo tono umoristico. Io ho realizzato due opere, sono partito dal concetto di terrario come metafora della terra, quindi un ambiente chiuso, un ecosistema chiuso che ha bisogno di cura e attenzione. Nella prima immagine ho rappresentato due figure vestite come dei dirigenti d'azienda per appunto sintetizzare il concetto di planet before profit, quindi mettere il pianeta prima del profitto. E invece nella seconda ho rappresentato dei vivaisti che piantano dei fiori, un po' come se fossero dei guardiani della terra che si prendono cura dell'ambiente circostante e cercano, insomma, di rendere, diciamo, quello, il pianeta, un posto migliore. La parola per il futuro potrebbe essere insieme, perché, diciamo, le sfide del cambiamento climatico sono molto grandi e non si possono essere affrontate, diciamo, dalle singole nazioni o dai singoli governi, quindi bisogna sempre cercare di andare oltre le barriere nazionali, insieme per andare oltre al proprio ego personale.